Parte anche in Sicilia il progetto Mimosa, una campagna di sostegno e prevenzione contro la violenza sulle donne, promossa dal Ministero della Salute. Giù le mani, una donna non si tocca neanche con un fiore, lo slogan dell'iniziativa presentata all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caltanissetta. A fare gli onori di casa, Mariella Ippolito, delegata regionale della FOFI, la Federazione Ordine Farmacisti Italiani, che ha voluto fortemente che anche la Sicilia aderisse al progetto. Saranno infatti le farmacie dell'isola, così come è avvenuto a Napoli e a Roma, grazie anche al supporto dell'assessorato regionale Famiglie e Politiche Sociali, a scendere in prima linea per aiutare tutte quelle donne che hanno subito violenze fisiche e psicologiche. Noi siamo farmacisti e sicuramente la farmacia è un posto dove il paziente va e si fida e si affida al farmacista. Quindi noi speriamo di aiutarlo in tutta Italia, perché l'informazione, anche la sola informazione, potrà sicuramente aiutare le donne quando hanno un problema di violenza. Tutti i centri antiviolenza vengono messi in rete dalla Vision, che è l'osservatorio di vittimologia internazionale, dove c'è il presidente Ferdinando Tramontano, che provvede a mettere in rete i centri di tutta Italia. Questa è la cosa importante, ecco perché il progetto Mimosa deve andare in tutta Italia. Un fenomeno crescente è quello delle violenze sulle donne. Si stima che le vittime in Italia siano 7 milioni. Di queste, circa 746 mila donne hanno subito un tentativo di stupro. Da qui la necessità di fornire informazioni utili, consigli e contatti di associazioni, centri antiviolenza e specialisti attraverso brochure che saranno distribuite in tutte le farmacie della Sicilia. Un progetto che a livello regionale sarà coordinato dalla farmacista Barbara Iraci, nonché referente per Caltanissetta. I farmacisti non potevano mancare a questo appuntamento, perché i farmacisti sono stati sempre a fianco del cittadino e questo è uno spunto maggiore per sottolineare maggiormente questo ruolo professionale dei farmacisti, che conoscendo, essendo il farmacista un operatore sanitario di quartiere, oltre nelle grandi aree cittadine o nei piccoli paesi, essendo l'unico operatore sanitario sempre presente 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, di giorno e di notte, conosce le abitudini di tutte le famiglie e quindi riesce a percepire i problemi che possono esserci all'interno di una famiglia. E quindi noi ci siamo e ci saremo in tutto il progetto, lo seguiremo in prima persona.